Buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Una violenta lite è finita nel sangue. È successo nella notte in piazza Ossicella a Monselice, dove due cognati, un marocchino di 28 e un tunisino di 24 anni, si sono resi protagonisti di un'aggressione con tanto ricocci di bottiglia. Una storia che riporta quanto accaduto solo un mese fa a Padova, in un locale in via Vigonovese, dove un profugo nigeriano ci rimise la vita. È andata meglio il tunisino della lite di stanotte che, nonostante sia ancora sotto osservazione, se la caverà. All'origine del diverbio, questioni familiari che hanno portato prima alle mani poi a strumenti ben più pericolosi. Il marocchino ha usato il collo di una bottiglia per ferire la sua vittima. Soccorso dal SUEM, l'uomo è stato portato in ospedale a Schiavonia, dove ha già subito un intervento chirurgico al volto e al collo. In ospedale, seppur per ferite minori, ci è finito anche l'aggressore, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. E oggi questa piazza ospita il mercato. I cittadini passeggiano, gli ambulanti lavorano come se nulla fosse, tutti ignari di quanto accaduto, del fatto che questa piazza, questa notte, è stata il teatro di una violenta lite. Non ha sentito niente riguardo a questa lite? No. Sempre sta una città sicura, Monselice. Trovo strano perché mica abito qua quasi in centro, non ho mai sentito. Io non ho mai avuto paura, ma non è mai successo niente. Non sapevo di questa notte proprio. Ora è chiaro che non si può affrontare questo problema da soli, ma è un problema di esuli, di persone che stanno scappando, di persone che stanno uscendo dalla guerra o che sono perseguitati. Don Elia paragona i profughi del Nord Africa agli sfollati della Prima Guerra Mondiale e ricorda come Padova già all'epoca fosse stata accogliente con gli ultimi. Il giorno dopo l'attacco del direttore della Caritas, Don Luca Facco, al sindaco di Padova, anche il delegato diocesano dice la sua ed invita tutti ad abbassare i toni e a ridimensionare il numero degli arrivi. Il fenomeno va ridimensionato, il fenomeno va contestualizzato in un'Europa dove tutti devono prendersi. E poi il fenomeno, più che lavorarlo con pesci in faccia, vada fatto con la gestione del fenomeno. E se stiamo coi piedi per terra, con la mente lucida e se abbiamo una grande capacità politica di gestire la situazione, io credo che non è impossibile trovare una soluzione. Il prossimo 4 giugno Don Ferro sarà a Milano all'Expo per parlare di immigrazioni e per presentare il dossier sull'immigrazione elaborato dalla Caritas. Don Elia è anche il parroco del Tempio della Pace, chiesa costruita proprio per ricordare i morti della Grande Guerra nel 1920. Il giorno della posa della prima pietra c'erano oltre 2000 fedeli, ci dice, e lancia un appello perché non venga dimenticato. Rischia di essere trascurato probabilmente perché molta attenzione è attirata dal fronte, dalle alchimie politiche che hanno causato la guerra, eccetera. Sta di fatto che il Tempio della Pace è stato voluto durante la guerra, prima di Caporetto. Ore 11.43, il ragazzo che vedete nelle immagini con il borsello ha soltanto 19 anni e sta rubando prodotti di profumeria dallo scaffale della farmacia ai due gigli di via Dante. Ore 11.50 entra un altro ragazzo che di anni ne ha 18 con il cappellino bianco, anche lui ruba. Il gioco va avanti per tre volte, come testimoniano le immagini raccolte dalla videosorveglianza, finché una cliente all'uscita della farmacia si accorge di un gruppetto di quattro ragazzi che si apprestava ancora una volta a scambiarsi borsello e cappello e li segnala. I quattro si danno alla fuga, la titolare chiama la polizia che subito li raggiunge con una volante in corso Milano. Gli agenti riusciranno a fermare tre di loro e ad arrestarli per furto e concorso. Sono stati giudicati questa mattina in direttissima, condannati a 8 mesi e subito scarcerati perché incensurati. Erano riusciti a portare via prodotti per 350 euro e nello stesso momento altre quattro nomadi venivano intercettate all'OVS, la più piccola ha solo 12 anni. Hanno cercato di rubare vestiti togliendo il dispositivo antitaccheggio alle spalle, una sfilza di precedenti penali. Conegliano si prepara per la Dunata Triveneta degli Alpini del 13-14 giugno 2015.
Un appuntamento immancabile per le penne nere del Trentino, del Friuli, oltre che naturalmente del Veneto, con un motivo in più soprattutto per gli alpini della Marca. Noi già venerdì questo, tutti e quattro i presidenti delle quattro sezioni della provincia di Treviso andremo a Milano a consegnare la documentazione che pensiamo di aver preparato con le giuste motivazioni. La donata nazionale del 2017, anniversario della resistenza sul fiume Sacro e sul Grappa, che Treviso e il Veneto vuole fortemente, ma che ha già altre città pretendenti. E sapete che ci sono due altri candidati, è stato detto Modena e Firenze. Nel primo consiglio nazionale di settembre verrà definita e verrà scelta la città che ospiterà la donata nel 2017. Indubbio che la donata di Conegliano influirà non poco sulla decisione sia per l'organizzazione che per partecipazione. Si prevede sulle 80.000 persone, considerando familiari, amici, cittadini, curiosi che verranno. Penne nere che sfileranno lungo i 2,5 chilometri del percorso previsto da Viale 24 Maggio all'incrocio del Cavallino, passando davanti alla scalinata dedicata agli alpini, per una manifestazione che come sempre Rete Veneta seguirà in diretta sia sabato 13 che domenica 14 giugno. L'invito è a partecipare in massa per dimostrare che questo tipo di manifestazione è sentita perché ha questo contenuto ed diventa un'anticipazione di una grande manifestazione nel 2017 nella Dunata del Piave. Finalmente è arrivato questo tanto atteso scudetto, una gioia immensa per la nostra società che ha sempre creduto in questo progetto, ma anche per tutte le ragazze che ogni giorno fanno tanti tanti sacrifici per ottenere questi risultati. Settimane di festeggiamenti per le ragazze della pallanuoto Lantec Plebiscito, reduci dalla vittoria dello scudetto nel campionato di Serie A1. Le atlete padovane, accompagnate da allenatori e dirigenti, hanno oggi incontrato il sindaco e alcuni componenti della giunta. Un'occasione per stringersi la mano e congratularsi con le giovani campionesse d'Italia che si stanno godendo questo grande successo. Adesso riprenderemo gli allenamenti per aiutare l'Under 19 che ha le semifinali di categoria e poi continueremo fino a metà luglio e ci rivedremo ad agosto per iniziare il prossimo campionato. Una storica vittoria a conclusione di un grande campionato. Un risultato raggiunto con tanti sacrifici e duro lavoro, anche se il vero segreto del successo è stato il gioco di squadra. Questo è un gruppo molto particolare perché non ci sono, diciamo, grosse individualità, la forza è proprio nel gruppo. Quando non segnano i bomber, segnano le altre ragazze, infatti anche nelle finali scudetto abbiamo segnato un po' tutte e questo è molto importante perché significa che anche se una giocatrice non è in giornata, la squadra può vincere comunque. Lo avevano costretto a dormire rannicchiato in un garage insieme ad un cane in condizioni disumane. Lui, un anziano di 70 anni di battaglia Terme, fragile e infermo di mente, non era in grado di ribellarsi ai suoi due aguzzini. Una coppia che in poco tempo gli aveva venduto la casa e dilapidato il conto corrente fatto di risparmi di una vita. A scoprire la tremenda vicenda, i carabinieri di Galzignano Terme che hanno arrestato due pregiudicati, Andrea Duse, 56 anni, e Immacolata Marongiu, 57enne. Lei si era finta badante e così aveva raggirato l'anziano. Insieme al compagno aveva prima venduto la casa lasciandola in usufrutto al 70enne, poi per intascare il resto del denaro aveva segregato l'uomo in un garage di un'abitazione abitata da un'altra persona incapace di intendere e di volere. Un reato particolarmente odioso perché riguarda una persona debole, una persona che rispetto ad altri ha meno possibilità di difendersi. Questa coppia era riuscita a entrare a carpire la fiducia di questo povero 70enne e a fargli vendere la casa e a riuscire quasi a prosciugargli il conto corrente. In più occasioni la coppia, come si vede dalle telecamere dell'istituto di credito, ha accompagnato l'anziano in banca prelevando circa 14.000 euro e altri 38.000 ricavati dalla vendita della casa del 70enne, a cui avevano sottratto anche una storica auto 500. Vestiti costosi, appartamento nuovo e uno stile di vita al di sopra delle possibilità per due disoccupati. Tutto questo ha insospettito i carabinieri di Galzignano, che hanno scoperto la crudele vicenda. Per la coppia l'accusa di circonvenzione di capace potrebbero aver fatto altre vittime. La donna della coppia si faceva come badante e non è escluso che magari sia riuscita a entrare nelle grazie, a carpire la fiducia di qualche altra persona magari meno forte dal punto di vista mentale. Quindi sarebbe utile se qualcuno ultimamente si sente raggirato o avesse avuto contatti con queste persone, se può mettersi in contatto con noi.
Da Milano a Padova per acquistare la Shabu Ice, una droga sintetica potentissima, cristalli di metanfetamina che devastano il volto di chi ne fa uso abituale, si perdono denti e capelli. Per la prima volta a smerciarla sono i cinesi, 4 gli arresti da parte della squadra mobile di Padova. Detto in gergo Shabu è una droga sintetica, prodotto di sintesi, sostanzialmente la base di partenza è la metanfetamina, quindi è la droga cosiddetta dello sballo, il target di riferimento in linea di massima è giovanile. Una droga molto in voga a Milano che sta prendendo piede anche a Padova, venduta soprattutto da corrieri filippini. Questa volta però gli spacciatori sono cinesi, comunità che mai si era mischiata con il traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz della polizia in via Fra Remitano, vicino alla stazione. La Shabu Ice, circa 2 etti, era nascosta nei navigatori satellitari, mentre il denaro aveva una collocazione particolare. Una slot machine che funzionava un po' da salvadanaio, perché all'interno abbiamo rinvenuto la somma pari a 12.500 euro in contanti. Sono apparecchiature e strumentazioni che hanno finalità preventive, no? E che utilizzandole danno la possibilità di monitorare i flussi dei veicoli e quindi allertare nel momento in cui ci sono dei transiti che sono sospetti e quindi ti mettono nelle condizioni di operare e quindi di reprimere eventualmente e prevenire anche eventualmente azioni. 10 nuovi varchi per rintracciare le auto rubate e con targhe false e sanzionare quelle che circolano con l'assicurazione e la revisione scaduta. Verranno installate nelle strade che portano alla città come via Guizzo o via d'Acqua Pendente. Non è l'unica novità, il Comune infatti vuole rinforzare ulteriormente le schede della Polizia Locale con 15 nuovi agenti e soprattutto rinnovare il parco mezzi, considerato oramai vetusto. Modernare tutto il parco veicoli perché strumenti tecnologicamente evoluti ci consentono di lavorare meglio e naturalmente ottenere risultati migliori. Il comandante ha voluto inoltre tirare le fila dell'attività svolta dal comparto stazione in una zona difficile in cui le forze di Polizia Locale si stanno impegnando per garantire la legalità. Dal 1 aprile sono 27 le persone denunciate e 6 gli arrestati. Effettivamente qualcosa di nuovo c'è, e non abbiamo ancora risolto il problema, c'è un impegno che va continuamente messo in campo e speriamo insomma che le cose migliorino da davanti. Mini appartamenti abusivi all'ombra del Santo, rinviato a giudizio Monsignor Francesco Gioia, l'ex delegato pontificio per la Basilica di Sant'Antonio, finito nella bufera nell'ottobre del 2012, quando la procura aveva aperto un'indagine. Nelle scorse ore la decisione, il prelato andrà a processo. La data non è ancora stata fissata, ma l'accusa per Monsignor Gioia è violazione dell'articolo 44 del testo unico in materia di edilizia. In poche parole, gli viene contestato l'abuso edilizio per 5 mini appartamenti ricavati da questo immobile in via dell'Orto Botanico numero 1, che un tempo era adibito a casa dell'ex custode della Pontificia Basilica di Sant'Antonio, proprio a pochi passi di distanza. Appartamenti messi in affitto nel 2011, realizzati senza i permessi di costruzione, in violazione dei vincoli imposti dalla soprintendenza e che per di più non rispettano le norme, in quanto hanno una dimensione inferiore ai 45 metri quadri, limite minimo imposto dal regolamento edilizio cittadino. Il giudice del Tribunale di Padova l'aveva condannato a 6 mesi d'arresto e 20.000 euro d'ammenda, ridotti della metà, e poi convertiti in una pena pecuniaria finale di 32.500 euro, ma il prelato si è opposto al decreto penale di condanna e ha scelto di andare a processo. L'ho preso recentemente, perciò non so, è una cosa molto... Di al bancone? E quando voglio fare bella figura, porto gli amici che magari vengono da fuori, allora ci sediamo, facciamo le siorette e ci mettiamo lì al bancone, che costa un bel po'. Ho dato un'occhiata e mi sembra c'era gente nella loggia di là, di fronte alla sala bianca, e anche c'è gente di qua, e anche ho notato che c'è gente di fronte al bancone che è chiuso, ma c'erano tavolini con gente. A me sembra più vivo di una volta. Servirà a dare un tocco di grandezza a Padova? Non lo so. Non vedo perché non possiamo più prendere il caffè al banco, lo trovo esagerato, eccessivo. Posso dire una cosa? Ci sono delle cose tanto più importanti che di questo caffè, scusate. No.
Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata con Rete Veneta. Arrivederci.